Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal percorso che porta i pellegrini verso le celle di Padre Pio, quindi la cella numero 1, per raccontarvi quello che accadde qui il 5 agosto del 1918. Ci aiuta l'epistolario, ovvero il volume numero 1, che racconta e raccoglie le lettere che Padre Pio ha scritto ai suoi padri spirituali, a Padre Benedetto e Padre Agostino. Per raccontarvi quello che accadde dal 5 al 7 agosto del 1918. Si tratta di un fenomeno mistico importante, il fenomeno della trasverberazione, che è avvenuto in una cella che tanti pellegrini non conoscono. Si tratta della cella numero 5. È proprio Padre Pio che ci racconta nel suo epistolario, in una lettera del 21 agosto, qualche giorno dopo, in forza dell'obbedienza, racconta, non a noi, ma racconta al suo padre spirituale, a Padre Benedetto, nonché ministro provinciale, racconta quello che accadeva e che è accaduto. In forza di questa obbedienza, mi induco a manifestarvi ciò che avvenne in me dal 5 sera a tutto il 6 del corrente mese. Io non valgo a dirvi ciò che avvenne in questo periodo di superlativo martirio. Me ne stavo confessando i nostri ragazzi la sera del 5. Padre Pio stava confessando dei fratini, qui c'era il seminario, nella sua cella. Quando tutto di un tratto fui riempito di un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presenta dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Ecco, questo personaggio di cui parla Padre Pio è l'attore principale di questi fenomeni mistici importanti che si sono verificati nella sua vita. Il primo, questo, il 5 al 7 agosto del 1918, poi il secondo, quello della stigmatizzazione, il 20 settembre dello stesso anno, nel 18, e quindi per concludersi il 20 dicembre del 1918, dove lui fa riferimento a questo personaggio già visto dal 5 al 7 agosto del 1918. Ecco, il 20 dicembre ebbe questo ulteriore fenomeno, quello che veniva definito la trasverberazione del cuore. Teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro, con una punta ben affilata che sembrava da essa punta che uscisse fuoco. Vedere tutto questo e osservare questo personaggio scagliare con tutta violenza il suddetto arnese nell'anima fu tutta una cosa sola. A stento emisi un lamento, mi sentivo morire. Dissi al ragazzo che si fosse ritirato perché mi sentivo male e non sentivo più la forza di continuare. Questo martirio durò senza interruzione fino al mattino del giorno 7. Cosa io soffrii in questo periodo sì luttuoso, io non so dirlo, persino le viscere vedevo che venivano strappate, stiracchiate dietro di quell'arnese e in tutto era messo ferro a fuoco. Da quel giorno in qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta e che mi fa spasimare assiduamente.